Allora, buongiorno a tutti. Farò un breve video per mettervi un po' al corrente di cosa vedo io. Allora, ieri praticamente abbiamo aspettato sto Recovery Fund, è arrivato di nuovo il MES, quindi praticamente per adesso non si sa niente. Volevo far presente che da adesso in poi, c'è il fattore tempo, cioè ogni giorno che passa le famiglie italiane, gli italiani, io stesso, andiamo in difficoltà. Perché? Perché sembra che mancano soldi, va bene? Ci sono molti italiani che sono andati a cercare soldi dalle banche, a garanzia dello Stato, lo Stato garantisce, ma alcune banche non stanno ottemperando a questa procedura, perché non si fidano dello Stato, va bene? Quindi, adesso doveva uscire fuori questo recovery fund, non si capiva se era con le condizionalità, fondo perduto, insomma con prestito, quindi insomma. Non se ne sente neanche più parlare, nessuno parla di questo recovery fund, se c'è una data, se si rincontreranno, non si sa niente. Dall'altra parte invece abbiamo appena riaperto l'Italia, ok? C'è molta gente che vuole uscire, io stesso vedo molta gente in giro e devo dirvi la verità, vedo anche degli errori, ok? Come se ci fosse un po' di superficialità, magari ognuno di noi sa che bisogna stare attenti, però io vedo delle cose che non mi tornano. Allora, dove stiamo andando? E qua sono solo quattro opzioni. Ecco perché io ho fatto questo video, perché voglio che la gente capisca il quadro di cosa vedo io. Poi ditemi voi cosa vedete voi, perché io non ho la verità in tasca, dico solo dove stiamo andando, facendo quattro opzioni. Allora, A, passa il Covid e ci danno i soldi. Torniamo alla normalità, giusto? Opzione B, non passa il Covid, ma ci danno i soldi. In pratica avremo a che fare sempre con questa pandemia, però i soldi arrivano, quindi il danno economico verrà colmato e affronteremo un po' meglio sto Covid e cercheremo magari poi comunque di avere dei soldi per ripartire in quanto paese, anche se comunque rifermarsi di nuovo comporterebbe, come ho visto in un servizio, che praticamente noi facciamo molta componentistica, vi racconto quello che ho visto io. In pratica in Germania avevano bisogno dei pezzi italiani per continuare la loro produzione sul prodotto finale, che mi sembra che era una macchina. Queste aziende tedesche, se si rimettono a produrre e hanno bisogno di componentistica, poi magari vanno in Cina perché non trovano dall'Italia la componentistica perché siamo di nuovo tutti fermi, ok? E quando queste aziende qua poi tra nazione e stipulano dei contratti, li fanno quinquennali, quindi non è che poi quando hai finito che dici oh, se hai ripreso quello vado da quello, no, hai perso un cliente. E tu ti trovi fermo perché non hai più nessuno che ti cerca il tuo prodotto. Ecco cosa succederebbe. Quindi ci danno i soldi, però avremo un problema di questo tipo e anche magari economico, vabbè, ma avremo i soldi. Poi c'è l'opzione C. Passa il Covid, ma non ci danno i soldi. Ok? Quindi passerà la pandemia, saremo tutti guariti, paziente non ce n'è più, però non ci danno i soldi. Ok? Rimane un problema fortemente economico anche per famiglie e aziende, quindi torna di nuovo tutto il problema di prima. Però c'è anche l'opzione D, e io è questo che vorrei far capire alla gente, proprio come una presa di coscienza, perché a me mi è venuto in mente questo. Le opzioni D, non passa il Covid e non ci danno i soldi, cioè ma ci rendiamo conto di dove stiamo andando? No, ve lo dico proprio da italiano, cioè lasciamo perdere qua leghisti. Perché poi cioè, si ha l'impressione di una cosa che potrebbe, l'opzione D ovviamente, abbatterci addosso e noi stiamo ancora a litigare tra noi, cioè ma siamo pazzi. E qual è oggi la più probabile di queste opzioni che sta uscendo? Cioè dove sta andando più che altro la direzione? Dove sta cadendo la pallina? Cosa sono i risultati di oggi? Noi sappiamo che abbiamo riaperto e le cose le sapremo tra 15 giorni. Se inizieremo di nuovo a aumentare oppure continueranno a calare, quindi ci stiamo comportando bene, ma stiamo giocando alla roulette, rosso, nero. Ok? Poi ognuno guardi intorno cosa vede nei comportamenti e provi a immaginare cosa potrebbe uscire, rosso, nero. Io non lo so, però lo sapremo tra 15 giorni. Ok? E allo stesso tempo, quello che è successo ieri, che è venuto fuori la montagna, ha partorito il topolino MES senza condizionalità, spese sanitarie. La ciccia sono i soldi che devono andare per coprire già un danno di 170 miliardi pari al 9,7 di PIL. Se ci fermiamo di nuovo a maggio, giugno, luglio, agosto, che magari scoppia qualcos'altro, quindi troviamo una nazione depressa che si ribarrica in casa con una situazione economica e pandemica
dove non so io chi avrà la forza di superare di nuovo quel buco lì. Questa è l'opzione 4, ma ognuno di voi poi traga le proprie responsabilità, perché io vi dico, commento la politica e tutto quanto, ma guardando un po' il quadro generale c'è da stare attenti. Quindi invito anche questi signori della Lega che ci scriviamo, che ratteliamo, basta, cerchiamo di stare attenti, perché sennò qua scoppia un disastro. Hai capito cosa vedo io? Ditemi voi se dico delle cazzate, perché qui c'è da stare attenti, E la cosa strana, sapete cos'è? Che in giro molta gente questa cosa qua, cioè l'opzione B che potrebbe succedere, e comunque per come siamo incanalati, con un dubbio da una parte e attualmente soldi no, e cioè bisogna prendere un po' di coscienza. Bisogna prendere un po' di coscienza, sì.